Questa cassetta è stata preparata per coloro che sentono il bisogno di una guida nell'apprendimento della tecnica di meditazione. Questa tecnica è stata insegnata da Sri Satya Sai Baba e in diverse occasioni completata da sue annotazioni, qui raccolte da vari discorsi. La registrazione è solo uno strumento iniziale per facilitare l'esecuzione della tecnica. Una volta appresa, la cassetta non servirà più e sarà bene divenire autonomi per far sì che il silenzio della trascendenza, come desiderata brezza, lasci il suo segno di pace nello spirito. Tieni di fronte a te una candela accesa. Ora disponiti comodo su una sedia, con schiena ben eretta ma senza tensioni. Abbandona mentalmente ogni pensiero, ogni preoccupazione, ogni angoscia. Fissa nella tua mente la convinzione che quanto stai per fare è più importante di qualsiasi altro impegno e dà la priorità su tutto il resto. Osserva il tuo respiro. Sii testimone del suo flusso e riflusso. Mentre inspiri, pronuncia mentalmente la sillaba SO e quando espiri la sillaba HAM, proprio come fa la risacca del mare. Segui mentalmente, ad occhi chiusi, il canto dei 21 Om, oppure, se vuoi, cantali insieme sottovoce. Ognuno di essi corrisponde a un aspetto della tua esistenza che verrà purificata da questa pratica. Fai in modo che il canto della sacra sillaba risuoni in ogni parte corrispondente che ti verrà suggerita man mano. La lingua,
la parola. Solare ai piedi. Solare. I cinque involucri, l'etere. L'aria.
continua ad essere testimone del flusso e riflusso del respiro. Punto si possono aprire gli occhi e guardare tranquillamente e stabilmente la fiamma della candela, se l'hai accesa all'inizio, altrimenti lavorerai di immaginazione. La linea dello sguardo verso la luce della candela deve essere orizzontale. Dopo alcuni secondi, durante i quali hai fissato il lume di candela, richiudi gli occhi. Potrai vedere una proiezione riflessa di quella fiammella. Oppure immagina un punto luminoso al centro della tua fronte, fra le due sopracciglia. Diffondi quella luce all'interno della tua testa e fa che sfiori tutte le cellule del tuo cervello. Afferma mentalmente: il mio intelletto è illuminato. Porta lentamente e dolcemente la fiamma nella regione del cuore e visualizza la sua luce nel mezzo dei petali di quel loto, se vuoi con Swami nel centro della luce. Immagina i petali del loto che si schiudono a uno, illuminando il cuore. Detergi ogni pensiero, sentimento ed emozione in quella luce, rimuovendo così le tenebre. Non c'è spazio in cui il buio possa nascondersi. La luce si estende sempre più e diventa sempre più intensa. I cattivi sentimenti non possono più sussistere. Ora dentro di te pensa: sento che l'amore abbraccia tutto. Io sono verità. Io sono rettitudine. Io sono pace. Io sono amore. Non violenza. Compassione. Felicità. Tolleranza. Indulgenza. Misericordia. Umiltà. Prudenza. Giustizia. Forza. Temperanza. Pazienza. Bellezza. Io sono divinità.
Lascia ora che la luce pervada tutte le membra del tuo corpo. La luce raggiunge la zona ombelicale e da lì si diparte per irradiare l'anca sinistra, la gamba ed il piede sinistro, fino alla punta delle dita. Fai la stessa cosa per la parte destra. Poi afferma: i miei piedi mi conducono solo dove Dio vuole. La luce sale per il tronco, ne irrora tutti gli organi e tutti gli spazi. Poi pervade la spalla sinistra, il braccio e la mano sinistra, fino alla punta delle dita. Poi la spalla, il braccio, la mano destra. Ora afferma: le mie mani possono compiere solo lavoro buono. Tutte le membra non possono più dedicarsi ad attività malvagie, sospette, tenebrose. Sono diventate strumento di luce e di amore. Fai salire la luce fino alla gola, poi alla testa. Afferma: svanisce ogni falsità dalla parola e dal pensiero. La luce raggiunge gli occhi. Posso vedere solo il bene. Pervade le orecchie. Posso udire solo cose buone. Inonda le labbra e la lingua. Posso cantare, parlare ed assaggiare solo Dio. La luce sale al naso. Posso annusare e sperimentare solo Dio. La luce ora sale alla sommità del capo. Tutta la testa è ripiena di luce e non vi dimora più alcun pensiero cattivo. Questa luce diventa una corona luminosa che racchiude e copre la testa. La luce è in me e permea tutto il mio essere. La luce si fa sempre più intensa dalla sommità del capo, risplende tutt'attorno e si sprigiona in circoli sempre più ampi, diffondendosi in ogni direzione. Io sono nella luce. La luce interiore e quella esteriore sono un'unica realtà. Il diaframma corporeo non mi separa più dal resto. Anche il corpo è tutto luce. Io sono la luce. Io non sono solo un essere, ma sono l'essere supremo. Non sono solo l'atma, ma il paramatma. La luce include tutto e tutti. Io sono uno con tutte le persone amate, con i parenti, con gli amici, con i compagni. Sono uno con coloro che pensano essere amabili con me. Uno con i miei governanti. Uno con tutta l'umanità, malati, poveri, derelitti, moribondi.
Io sono uno con tutti gli animali, dal più grande al più piccolo. Sono uno con tutti i vegetali, i fiori, l'erba, i prati, le foreste. Sono uno anche col regno minerale, coi cristalli, le rocce, le montagne, i laghi, i mari, il pianeta, il sistema solare, la galassia, il cosmo. Tutto e tutti sono pervasi dalla medesima luce. La mia luce è la stessa luce di tutto l'universo. Tutto è luce. Tutto è amore. Se adori Dio in qualche forma, cerca ora di visualizzarlo nella luce onnipervadente, perché Dio è luce, la luce è Dio. Io e il Padre siamo uno. Io sono uno con Sai, con Gesù, con Buddha, con Krishna. Io sono divino. Tat savituro varenyam,
Varko Devasya Dhimahi.